presidente De Luca che ho appena incontrato a Salerno, credo che il presidente avrà tutta la possibilità di dimostrare la sua estraneità ai fatti, e quindi sono abbastanza tranquilla, tanto quanto lo è lui. Rispetto ai tempi previsti nell'ultimo cronoprogramma, li stiamo rispettando. Io sono venuta l'ultima volta qui per il convegno sulla stazione Erpigna, e tutte quelle che sono le tempistiche che abbiamo raccontato, nonostante ci sia stato Covid, che vi abbiamo dato in quella sede, sono confermate. Questa è in assoluto l'infrastruttura più strategica e che dovremo completare prima di tutte le altre per il Sud, sulla quale non solo ci giochiamo una parte importante del nostro piano Italia Veloce, ma ci giochiamo, secondo me, uno degli strumenti più potenti di lotta alle disuguaglianze, che è appunto quella dell'alta velocità, in questo caso in un'area che ha doppiamente bisogno, perché è Sud e area interna. E quindi siamo certi che l'impatto economico, prima della fase di cantiere e poi della messa in opera della ferrovia, dell'alta velocità, determinerà gli effetti economici che noi abbiamo previsto nel nostro piano economico finanziario. In Campania investiremo nei prossimi anni 16 miliardi e la parte del leone la fanno proprio le ferrovie, perché quello è uno strumento di mobilità sostenibile sul piano ambientale, più sostenibile sul piano sociale, e perché ci aiuta in termini di collegamento anche delle merci oltre che delle persone. Non dimentichiamoci che questa è una regione che ha una grande potenzialità portuale. Il PD è uno solo. Il PD è uno solo. Ha le sue regole, ha i suoi organismi, ha i suoi dirigenti. La lista del PD è una lista molto forte, molto competitiva. Ci sono persone che hanno già dimostrato, o nella loro vita politica e istituzionale o nella loro vita professionale, di essere capaci di mettersi a disposizione delle persone. E siccome io credo che questi 5 anni in la Campania, e lo dirò molto chiaramente nel mio intervento qui, ha fatto un salto di qualità incredibile anche sul fronte delle infrastrutture, ma in generale si è riappropriata di tanti segmenti industriali, di una serie di strumenti utili per la qualità della vita delle persone, che merita di dare una conferma al presidente De Luca. Io penso che la lista del PD, quel PD che è stato potente strumento di promozione della campagna in questi anni, credo che dare fiducia alla lista del PD e ai candidati del PD significhi garantire altri 5 anni di crescita per questa regione, che rimane una regione che ha dei problemi, e vi posso garantire che girandole tutte le regioni hanno dei problemi, tutti i luoghi del nostro paese hanno dei problemi, ma ci sono delle regioni che dimostrano in poco tempo di aver fatto salti di qualità più alti di altre, e la Campania è una di queste. Il Partito Democratico è stata la spina dorsale della qualità amministrativa di questi 5 anni a sostegno del presidente De Luca, e quindi io credo che un voto al Partito Democratico a questa lista significhi continuare a garantire ai campani questo tipo di qualità di lavoro, di profondità e soprattutto di dedizione e di servizio alle persone. Guardate, questo non è banale, perché le ragioni per le quali fai le cose determinano la qualità delle cose che fai.